Domanda, quale difficoltà hai trovato dal punto di vista della regia in questo film? Molte, la struttura era molto complessa, molto ambiziosa, bisognava tenere all'oscuro di tutto il pubblico per grande parte della storia e allo stesso tempo anche agganciare il pubblico e non farlo annoiare o scollare, per cui in realtà la regia era molto molto ambiziosa. Beh, hai dato prova comunque di aver superato un grande esame, ma tu quando hai rivisto il film che voto ti sei dato? Non so, i voti non me li do, i voti me li do, se me li do dopo un po' di tempo, dopo almeno uno o due film successivi, allora guardi indietro e forse riesci a capire cosa hai fatto. Sembra che tra te e Will Smith sia nata una bella amicizia, ti piacerebbe creare una coppia fissa del cinema come, non lo so, ad esempio può essere Oltreoceano, Johnny Depp e Tim Burton? Sì, mi piacerebbe, forse lo stiamo facendo senza saperlo, sì, mi piacerebbe molto. Come mai, com'è nata l'idea di realizzare questo film così complesso, così emozionante? È nata dal fatto che era una sfida quasi impossibile e mi avrebbe messo in una condizione di difficoltà che in qualche modo inseguivo per essere capace di crescere e di misurarmi come stesso. Avevo paura della ripetitività e quindi anche della noia e questo film ha fatto tutto tranne che annoiarmi. E un'altra domanda, com'è lavorare a Hollywood? È complesso, bisogna essere diplomatici, usare un po' di politica, essere anche un po' furbi e forse anche supportati come io lo sono stato da una grande movie star per portare avanti la propria visione e fare un film, un film proprio. Ok, grazie mille. Perché è un film che è destinato a provocare molte discussioni, riflessioni, polemiche e a essere anche amato e a emozionare, a irritare. È un film comunque complesso, ho camminato un po' su una corda molto, molto fina e in equilibrio per molti mesi ed era un'operazione che mi ha comunque stimolato, ha fatto sentire anche il movimento vivo, è stato un film complesso, decisamente il più complesso e ambizioso della mia carriera. Cosa hai capito in più dei meccanismi italiani e cosa hai messo di tuo in più? Ho avuto ancora più fiducia che nel film precedente, per cui ho avuto più possibilità di portare la mia visione all'interno di questa storia.